emozionanti questa sera, perché si riapre finalmente la Galleria Santa Croce, che in quest'ultimo anno, in caso Covid, lo sapete, le vicende sono quelle che hanno accomunato tanti settori e tanta parte del paese, però era chiusa da molto tempo, non c'era una mostra d'arte, e noi questa sera la riapriamo con una mostra che Tattorica e la stessa galleria ha tentato di realizzare per molti anni. Poi c'erano ragioni di posti, molto spesso c'erano ragioni organizzative che l'hanno impedito. Quella di stasera che andrete a vedere è una mostra piccola, nel senso che le opere esposte non sono tante, sono opere importanti però, e ringraziamo i prestatori, i collezionisti che ci hanno dato la possibilità di averle qui. Ma per noi sono, poi vi spiegherà meglio Alessandro Giovanardi, un po' come dire una sorta di anticipo, di preparazione e di piccola fuga in avanti, sperando di poter fare poi la corsa finale nei modi e nelle forme che desideriamo tutti noi. Innanzitutto vi porto saluti del Sindaco di Cattolica, che è fuori città oggi, non poteva assolutamente essere presente, mi ha chiesto di salutarmi al suo nome. E prima di lasciare la parola al dottor Benzi, io sono abituata a fare delle cose brevissime, permettetemi di dire che è stato un piacere e un onore anche lavorare con questi studiosi. Indico Alessandro Giovanardi, indico Massimo Puglini, Ivana Balducci, Maurizio Castelletro, ma l'ultima, purtroppo per gli impegni del Festival del Mondo Antico non è presente, Anna Maria Bernucci, che è stata per tanto tempo la direttrice della Galleria Santa Croce e che è quella che forse più di ogni altro ha a lungo accarezzato il sogno della mostra di Pronti. Abbiamo scoperto che la prima lettera che chiedeva al sindaco di Cattolica, tra l'altro al babbo di Maurizio Castelletro, perché il sindaco era il sindaco Castelletro, di organizzare una mostra dedicata a Cesare Pronti è del 1967, pensate da quanto tempo, ma ci siamo arrivati. Il compleanno della città ci ha offerto davvero questa occasione strepitosa. Vorrei che il dottor Benzi dicesse qualcosa, un ringraziamento mio personale speciale anche a Gilberto Urbinati, il fotografo della cui amicizia è arrivata da molti anni e che cortesemente ha provveduto a colmare le lacune fotografiche che ci impedivano di portare a termine con nei modi che ritenevamo più opportuni la ricerca, lo studio e il catalogo. E grazie di essere qui questa sera, la mostra resterà aperta a lungo fino al 12 di dicembre. Grazie, ma poi ci penserà Laura, al gruppo di lavoro che in questi giorni alla Cremiera si è dichiarato, e vi auguro poi una buona visita della mostra. Lascio la parola al dottor Benzi, dirigente della Sicurezza. Grazie mille della presenza innanzitutto, e come diceva l'assessore, la mostra di Pronti si inserisce all'interno di un festival, che è il festival appunto celebrativo dei 750 anni della fondazione della città di Cattolica, l'atto del 1271 conservato presso gli archivi, diciamo, della Curia di Ravenna e Curia Vescovile. E la cosa, diciamo, che lega un po' questa manifestazione e tutto il resto del festival è la volontà della città di partecipare, volontà che si è manifestata anche attraverso le forme di finanziamento di tutte le iniziative che faremo con il festival, che sono appunto, traggono la loro provvista finanziaria dall'Art Bonus, quindi da donazioni di mecenati. Ne menzionerò alcuni perché è doveroso. Parliamo della Celleria Terenzi, parliamo di Alberto Ferretti, del gruppo ovviamente Alberto Ferretti, parliamo del nuovo moda immobiliare, del signor Gerani, la Girma come ditta commerciale, parliamo della ditta Jet, distributore, che c'è sempre questo pistolotto promozionale pubblicitario, però ci sta perché grazie a queste persone siamo riusciti a reperire la provvista finanziaria, diverse decine di migliaia di euro per poter fare la mostra di Pronti,
per poter fare un bellissimo percorso di visite guidate comprensive ovviamente delle varie mostre che faremo, ma anche delle gallerie Paparoni. Le gallerie Paparoni sono un lotto ipogeo ovviamente di fattura umana, verosimilmente utilizzate come conserve, che appunto saranno visibili. Abbiamo già iniziato le visite qualche sera fa, mercoledì e martedì sera. E, anzi, invito quelli che magari non avessero mai visto queste grotte di prenotarsi presso gli app del Comune di Cattolica, che, visto ovviamente, sono gratuite come tutti gli avvenimenti. Questo grazie appunto a quello che dicevo prima, grazie ai mecenati, ai donatori, ai bonus che hanno sostenuto le iniziative. Come dicevo, una città, quando festeggia il proprio compleanno, cosa fa? Pensa un po', cerca le proprie radici storiche, umane, culturali, cosa che ad esempio avverrà attraverso la mostra fotografica di Emilia Cattolica e di Eugenia Caputino, dove verranno viste le immagini appunto di persone che lavorano, persone che appartengono al popolo e al mondo, diciamo, indistinto. Ci sarà un'altra mostra itinerante, dico ci sarà, è un pochino costosa, abbiamo avuto qualche preventivo abbastanza alto, però cercheremo di farlo magari con qualche numero, perché comunque è una cosa valida, di gusto, eccetera. Cercheremo di essere anche in quel caso morigerati nelle spese. E non vi voglio rubare altro tempo, perché è una cosa importante appunto vedere la mostra. Come dice il catalogo, è un omaggio a questo pittore appunto di origine cattolichina, Cesare Pronti, nato nel 1628. Soprattutto è un omaggio in quattro atti. Quattro atti sono ovviamente le quattro opere esposte che voi avete modo di vedere. Ho tirato troppo lunga e vi ringrazio molto. E passo la parola alla dottoressa Laura Bellini, direttrice del museo. Buonasera a tutti e a tutte, sarò breve, volevo solo appunto aggiungere un ringraziamento speciale a tutte le persone che hanno reso possibile questa mostra. La mostra ovviamente è stata prima un'idea, si è concretizzata passo dopo passo attraverso un lavoro veramente di squadra. Cinque studiosi veramente hanno fatto un lavoro splendido, lo vedrete, lo avrete modo di leggerlo, guardando il catalogo, sfogliandolo, e poi ci racconteranno qualcosa, insomma, per cui lascio la parola a loro per quanto riguarda i contenuti della mostra e qualche approfondimento. Ecco, però, dicevamo, l'organizzazione di una mostra è proprio un lavoro di squadra. In questo caso ha coinvolto tutti i servizi culturali del Comune di Cattolica, quindi il teatro, in particolare Simonetta Salvetti, le colleghe della biblioteca, vedo Katia Corradi, Barbara Lepidio, e le colleghe amministrative che si occupano anch'esse di una parte molto complessa del lavoro poi di organizzazione, e in particolare Monica Cappa e Giada Sabatini, lo staff della comunicazione, Maria Grazia Cavallo, Gemma Felici e Antonio Bonaccorso, che vedo qui che scattano le foto per noi. Come già diceva l'assessore, questa mostra non sarebbe stata assolutamente possibile senza i prestatori che hanno messo a disposizione le loro opere, in particolare la Galleria Antomani e Sons, Giancarlo Ciaroni e Chica Antomani, Giorgio Baratti Antiquario, Ferrini, Marco Ferrini, collezionista privato, e Giuseppe Pritelli, un altro collezionista privato. Quindi a loro veramente un ringraziamento speciale. Il fotografo Gilberto Rubinatti ha fatto un lavoro splendido seguendo in molti casi, insomma, le opere, anche Maurizio Cattelletto, un po' alla scoperta di alcuni affreschi, opere di porti dislocati in vari enti, in varie istituzioni, e quindi preziosissima è stata la collaborazione proprio con i funzionari e le istituzioni che hanno reso possibile anche la realizzazione di questi scatti. Presso Palazzo Albicini, il proprietario Alessandro Maria Mazzoni Albicini, la diocesi di Rimini, che ha messo a disposizione alcune opere, la realizzazione degli scatti, i musei comunali di Rimini, che hanno collaborato con noi per appunto il prestito.
esempio il trasporto, hanno facilitato questa operazione di trasporto del Sansone d'Aila, uno dei grandi importanti quadri che vedrete, la confraternita di San Girolamo e della Santissima Trinità, la Fondazione Cassi del Risparmio di Rimini, Fondazione Parco Archeologico di Classe Ravenna Antica, Museo Tamo Mosaico, Complesso San Nicolò, l'Ufficio Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Museale, Istituzione Biblioteca Cassense, Comune di Ravenna. Un ringraziamento insomma a tutti questi enti e funzionari che hanno facilitato il nostro lavoro. Lascio subito la parola però adesso agli studiosi. Scusa? Direi di chiedere ad Alessandro e agli altri studiosi che hanno collaborato, il professor Pulini, Ivana, Balducci, Maurizio Castelletto, di accomodarsi. Avete tre minuti? Buonasera a tutti e grazie di essere qui presenti. Questa piccola mostra, questo appunto omaggio in quattro atti, in quattro dipinti del maestro seicentesco Cesare Pronti, non vuole essere altro che un invito a conoscenza e alla scoperta di questo pittore mirabile per molti aspetti, straordinario nei suoi monocromi, capace di lavorare nel minuscolo come nell'immenso, nella piccola teletta devozionale, così come sui muri dei grandi palazzi e delle grandi chiese. Nei palazzi e nelle chiese, aprendo spazi, aprendo dei veri e propri trompe-l'œil straordinariamente affascinanti, in cui costruisce prospettive, costruisce architetture, e nei piccoli dipinti riportando questa infinità degli spazi fino alcune volte a dissolverli in una atmosfera direi propriamente mistica e visionaria. Ho iniziato questo catalogo citando, anzi parafrasando, il primo filosofo greco, quello che troviamo all'inizio dei manuali di filosofia, cioè Talete di Mileto. Parafrasando appunto Talete dico: tutto quanto è pieno di angeli, perché tutta la pittura di Cesare Pronti ha come cifra riconoscibile la presenza delle creature angeliche, quelli che appunto ricordano i putti, gli eroti, i cupidi, i demoni, non i demoni della tradizione antica, e quelli che appunto sono i più affascinanti, persuasivi, altissimi angeli della tradizione rinascimentale. C'è in Cesare Pronti questa continua confidenza con l'invisibile ed è quasi un modo per riconoscerlo, perché questa sua cultura, che viene dalla tradizione bergognese, così classica, così impostata all'architettura, così profondamente nutrita di quella spiritualità, di quella profondità che ha il Golgota bolognese, uso un'espressione di Marco Maroli, ecco, in lui si apre verso il barocco come se all'improvviso il velo del visibile si spezzasse e tutte le creature del mondo invisibile entrassero nella scena. E Pronti infila gli angeli, anche lì dove il racconto non ne ha bisogno. Gli angeli sono ovunque, lo vedete proprio in Sansone d'Aila. Proprio di questa grande opera, poi naturalmente ce ne parla meglio Ivana Balducci, io faccio semplicemente una sintesi di quello che vedrete in questa grande opera, che ha una partitura che molto ci ricorda un capolavoro del Seicento, sempre in questo locale romagnolo, cioè la conversione di Maria Maddalena di Guido Cagnacci. Ecco, in questa partitura voi vedrete aprirsi un paesaggio con un monte lontano che davvero sembra ricordare lo scoglio di Capecce. E io mi immagino Cesare Pronti di Cattolica, che a Cattolica rimase assai poco, che si formò come pittore a Bologna, come monaco a Rimini, che si stabilì come monaco e pittore a Ravenna, e a Ravenna morì, lasciando un'enormità di pitture in tutta la Romagna, però in questo momento, in questo grande quadro che pensate, ha come ultimo proprietario certo i Wiccioli,
di Ravenna, i proprietari al tempo, cioè nell'Ottocento, l'ultima sede di cui si conosce, di Palazzo Puntarini sul Canal Grande a Venezia, quindi da lì, e proprio in quell'occasione, nel 600 Maturo, realizza una visione della sua terra. Guarda dal mare Gavice, attenzione, non è un'interpretazione di tipo storico-topografica, questo non interessa il lettore, anche Cesare Conti quando cita Roma compie delle architetture di pura fantasia, di grande invenzione, ma lo cita in senso poetico, e mi viene in mente appunto quanto dice Cristina Campo per Masaccio, che quando vede i dipinti, gli affreschi del grande maestro, dice che riconosce le strade dei poveri di San Frigliano, e che ogni grande poesia universale però ha una radice in un posto vero, in un luogo concreto. Questo luogo concreto è la spiaggia del mare di Cattolica, da cui si vede lo scoglio di Gavice. Quindi questo cultore che fin dai conti si cambia il cognome da Baciocchi, che era cattolichino, prendendo il cognome della madre reginese Conti, perché Baciocchi pare che in romagnolo significa cretino, quindi non gli piaceva molto questo. E che in un secondo momento diventerà frate, monaco, e vivrà proprio con questa passione contemplativa le opere religiose che va ad interpretare. Ecco, proprio di monaco e pittore si inserisce in un'amplissima narrazione di monaci, di frati, di religiosi che dipingono. Una più ristretta è quella degli agostiniani, ma che dei nomi importanti, il più importante di tutti è Ugo van der Goes. Se ricordate, l'altro ancora è un altro riminese che è Nicola Levoli. Quindi quando parla di agostiniani, scusate, ma mi deve essere entrato. Allora, il pittore è contemporaneamente coltissimo. Io questo catalogo l'ho pensato con gli amici, anche perché voi possiate salire sul colle di Covignano, entrare nella chiesa di San Fortunato, che fu l'abbazia di Santa Maria Annunziata Nuova di Scolca, e guardare i due quadri di cui ci parla Ivana Balducci, andare a Savignano, la chiesa del Suffragio, contemplare la delicatissima morte di San Giuseppe, e poteste anche andare a Rimini, nel cuore della città, entrare nell'oratorio di San Giovannino, dove risiede la confraternita di San Gerolamo e della Santissima Trinità, e guardare con attenzione tutte le telette in monocromo che Pronti realizza per raccontare la storia di San Gerolamo. Questo catalogo racconta il Pronti riminese, ma si vuole aprire e schiudere l'idea di costruire una monografia completa. Non so cosa mi sta succedendo. Ecco, allora, se intanto me lo ripassi dopo, mi racconti la storia di San Giovannino. Alessandro, come mira, vedi cosa succede? Allora, io ho scritto un saggio per il catalogo e poi una scheda nella quale commento il bellissimo quadro del Sansone d'Avila. Allora, è un soggetto, diremmo, abbastanza fortunato nel Seicento, perché sono noti i quadri di identico soggetto del Sansone d'Avila anche gli altri famosi pittori, Artemisia Gentileschi, Rubens, Cesare Conti, qui fornisce la propria versione, che è una versione piuttosto originale, perché oltre ai protagonisti principali del racconto biblico, Sansone e Dalila, appaiono come veri e propri coprotagonisti gli angioletti, che sono un po' la sigla stilistica più tipica di tutta l'opera di Cesare Pronti. E questi angioletti intervengono all'interno della narrazione e danno un ruolo abbastanza importante, dunque gli angeli sia diciamo a livello figurativo ma anche a livello teologico sono sempre un po' il braccio destro di Dio, e qui intervengono a difesa dell'eroe biblico Sansone, tentando di tenere fuori dalla porta i filistei che volevano catturarlo, e
diciamo che gli ebrei subivano frequentemente attacchi da parte dei popoli stranieri che volevano conquistare il popolo degli ebrei, e Sansone da solo era stato in grado di difendere il popolo degli ebrei da eserciti composti da migliaia di persone, e questo perché era dotato di una forza sovrumana, la cui forza stava nei capelli. E la cattura di Sansone come avviene? Avviene perché Sansone viene tradito dall'amante Dalila, che si lascia corrompere dai filistei che volevano catturarlo, e quindi lei si offre per tagliare i capelli di Sansone, privandolo così della forza, e facendo poi chiamare i filistei affinché entrassero nel palazzo di Dalila mentre Sansone dormiva per poterlo catturare. E Cesare Pronti ci racconta il frangente di questo fatto esattamente nel momento in cui i filistei fanno irruzione nella stanza del palazzo di Dalila. Gli angeli intervengono all'interno della narrazione perché cercano di difendere in tutti i modi Sansone, utilizzando le stesse armi di Sansone che ha lasciato in un angolo della sala, quindi la spada, un altro con la mascella, chi insomma cerca invece di premere contro la porta, e questi angeli conferiscono all'opera un grande brio narrativo, come anche viene descritto solitamente la pittura, descritta solitamente la pittura di Cesare Pronti. Gli angeli di Cesare Pronti, come dicevi tu, la pittura di Cesare Pronti è tutta piena di angeli, perché sono davvero un po' la sua sigla stilistica più tipica e ricorrente, che ritroviamo fino alle opere tarde e che forse più di ogni altro elemento lo contraddistinguono. Ecco, forse l'altro da aggiungere sono gli elementi architettonici e le pitture di quadratura. In generale, circa Cesare Pronti, ecco, io potrei dire che è un pittore che andrebbe restituito all'identità dei cattolichini e forse più in generale all'identità dei romagnoli, perché è un pittore che è stato studiato molto poco e viene anche sempre considerato, come dire, un minore con tutto ciò che concerne un'etichetta del genere nella storia dell'arte, quindi un pittore un po' di una categoria secondaria, che è sempre debitore di altri, debitore di Guercino nella fase giovanile, ed effettivamente lo è, perché lui crebbe alla scuola di Guercino ed è effettivamente un guercinesco. Poi nella fase tarda viene individuato come debitore di Carlo Cignani, cosa che io fra l'altro non vedo, però c'è come questo sforzo nella storiografia di volerlo vedere come sempre ispirato a qualcun altro. Si stenta invece a riconoscere quella che è una caratteristica del tutto propria, che emerge secondo me in modo decisivo, davvero singolare e di altissima qualità nelle pitture a monocromo, che sono quelle tipiche della fase tarda. La mostra è piccola perché sono 4 opere, però è piccola e preziosa, e soprattutto illustra il Cesare Pronti privato, cioè che si dedica alle opere di destinazione privata. Cesare Pronti è noto soprattutto per le grandi pale d'altare. Qui invece noi offriamo il Cesare Pronti del grande palazzo nobiliare, che è quello del Sansone Dalila, un quadro molto grande, ed è la misura dell'opera che ci dice la destinazione, che è poi confermata dalle fonti. E poi invece i quadrettini da piccolo appartamento, quelli invece estremamente lirici. Posso passare la parola a te. Finalmente riprendo la mia voce. Grazie Ivana. No, quello che si voleva dire, io ricordo che sembra che nel 1952 finalmente Rimini riscopre, quando eravamo bambini, nel 1952 Francesco Arcangeli, impugnando una bicicletta, lui bolognese, residente però nel borgo San Giuliano di Rimini, prendendo questa bicicletta andava nell'entroterra alla ricerca delle chiese, dei chiostri, proprio in maniera pasoliniana, no? Della grande pittura del Seicento presente, e grazie a lui ora una, ma vogliamo dire almeno due grandi figure della nostra terra, cioè Guido Cagnacci, nato a Sant'Arcangelo di Romagna, morto come primo pittore della corte del Sacro Romano Impero a Vienna nel 1663, ma un altro anche che non è nato da noi, Giovan Francesco Nagli, detto il Centino, ma che riminese lo è in senso pieno, perché moltissimo lavora a Rimini, e che sono considerati, no, in questo periodo di tempo in cui Arcangeli scrive, il Velázquez e lo Zurbarán
della nostra terra. Ecco, fra questi però scopre anche Cesare Pronti e ne parla nella, nel catalogo della mostra del 1952. Ha avuto meno fortuna, come scrive giustamente Ivana, che parla di fortuna e sfortuna di Cesare Pronti, fortuna durante la sua vita perché fu molto amato e apprezzato, sfortuna successivamente. E appunto questo percorso nostro vuole essere semplicemente l'aver preso per mano il manubrio della bicicletta e dire nel 2026, ci vogliono 5 anni, ma si può, come posso dire, già anticiparli con un lavoro. Vogliamo finalmente generare, ne parlo qui con gli amici che sono seduti a questo tavolo, una monografia completa di Cesare Pronti. Vogliamo ridare a questo pittore del Seicento la sua dignità. Ecco, queste quattro piccole opere in mostra, questa mostra in sé, vuole essere un tentativo di far comprendere nel grande come nel piccolo, quello che dicevo prima, quanto è importante e delicata la sua opera. Non voglio dire molto altro. Parlo dell'opera che ho commentato in maniera peculiare. Io in realtà lascio anche un saggio piuttosto ampio relativo ai racconti di San Girolamo che trovate nella Confraternita Riminese, ma qui c'è un dipinto di collezione privata che è tra i più belli di Pronti e che parla di un come posso dire, di una esperienza iconografica rarissima. Io quando l'ho guardato ho detto: ma qui sembra una figura di anziano apostolo che battezza i re magi. Ho chiesto anche ad alcuni esperti che conoscono bene le vicende dei racconti, delle leggende intorno ai re magi, mi dicevano: boh, ma no, adesso non ricordo. Poi alla fine, devo dire la fortuna, da iconografo, con un colpo di fortuna, mi cade un libro mentre che stavo cercando un altro, e questo all'improvviso si apre, e il racconto di Giovanni di Hildesheim, che racconta appunto, che narra appunto questo battesimo dell'apostolo Tommaso che torna nelle terre orientali. Nelle terre orientali viene a sapere che i magi, persino il più anziano, erano ancora sani, in buona salute, e attendevano prima di morire di ricevere il battesimo, e quindi vengono battezzati. E qui la cosa bella di Pronti è che altrove, anche nelle piccole tele, vedete la bellissima Santa Agnese che qui ammirabilmente descritto Anna Maria Bernucci, vedrete il martirio di Sant'Agata, e che le cose che descrive Maurizio Castelvetro per le grandi quadrature le ritrovate in sintesi in una piccolissima opera, lì tutto pieno di architettura. Nel battesimo dei magi non c'è nulla, quasi niente, c'è solamente un'atmosfera, c'è una dissoluzione dello spazio, c'è il mondo invisibile che precipita in quello visibile, c'è l'idea degli angeli come nubi. Ci sono delle citazioni, come posso dire, di queste figure di cherubini a tre che spesso tornano in Pronti e che sono già citate da Cagnacci. Insisto su Cagnacci per dire appunto che Pronti vedeva molte più cose, aveva una cultura visiva molto più ampia del duetto Guercino-Cignani, di cui il secondo, ben ha ragione Ivana, in fin dei conti poco e niente c'entra, mi sembra, con la sua pittura. Guercino moltissimo. E quindi vedrete proprio tutte le sfumature. Prima di lasciare la parola a Massimo Pulini, che ha riconosciuto e ha commentato un bellissimo dipinto, dire: a me piace pensare che quel dipinto, che è la visione di un monaco, che io credo essere Sant'Antonio da Padova, e Massimo invece un monaco agostiniano, davanti all'apparizione della Vergine, ha proprio l'idea dell'incompiutezza. Io penso quello quasi come un suo testamento, come un suo dipinto non finito sul letto di morte. Lui dipinse, visse 82 anni e fino a 80 dipinse, quindi penso quasi un'opera lasciata tra le ultime, che è di una delicatezza unica, con questo rosso straordinario, con questo gesto cavalleresco del santo che bacia la mano della Vergine, questa apparizione che mi dà l'idea proprio sì, di quella mistica che gli agostiniani coltivano, no? Loro così profondamente platonici, e penso ad Agostino e penso a Dionigi Areopagita, dove le nubi piene di angeli sono la luminosa caligine del silenzio, quella luminosa caligine del silenzio che abbiamo in certi sfondi di Guercino, in certi sfondi di Guido Reni, in certe, come posso dire, fiammeggianti presenze dietro la tenebra, dietro quei neutri, e anche in Pronti hanno la loro importanza.
Pronti è anche un personaggio straordinariamente divertente e spesso i suoi putti, come nel Sansone d'Arco, fanno anche, insomma, sono buffi, fanno ridere. Lui stesso era un uomo di una grande arguzia e il modo in cui, era lui che lo raccontava al biografo Leone Pascoli, racconti il modo in cui lui è arrivato alla pittura è veramente comico, perché ricordo una scena di Amarcord. Voi immaginate questo pittore bambino che segue i genitori alla fiera di Senigallia, si infila dentro la bottega di un pittore, i genitori lo perdono, lui sta lì perché vuole vedere i disegni, vuole vedere le pitture, e i genitori lo perdono, non sanno più che fine abbia fatto, e sono disperati. Sono un po' come Giuseppe e Maria che cercano Cristo a Gerusalemme, ma mentre i genitori, come posso dire, la madre autentica e il padre putativo dell'Altissimo, incarnato, si rendono conto della sua, come posso dire, diversità e divinità, mentre lui insegna agli altri al Tempio, invece questi, da bravi genitori romagnoli, appena prendono il bambino che aveva fatto tanto spaventare, iniziano a minacciarlo di calci, di schiaffi, di frustate, di bastonate, di buttarlo a mare. No? E a me viene sempre in mente quando Titta viene rincorso con la cintura dal padre, perché ne aveva combinato uno dei suoi, e gli dice: tu smetti di andare a scuola, domani vieni a lavorare con me. Lui gli dice: sì, però mi paghi. E lui gli risponde: ti pago a martellate nella faccia. Più o meno. E direi che il racconto che Leone Pascoli evoca così divertente nasce dall'ironia e dalla sapienza ironica che ha Cesare Pronti, ma questo non impedisce alla mistica e non impedisce alla bellezza e non impedisce al silenzio di essere. Ecco, godetevelo sotto diversi registri questo grande maestro. Grazie, passo la parola a Massimo e poi a Maurizio. Grazie Alessandro, grazie a tutti quelli che hanno realmente poi costruito questa mostra. Io per la verità non sapevo di venire chiamato anche a parlarne oggi, però sono molto contento, perché davvero mi unisco a questo coro di speranza, anche di ripresa degli studi intorno a questo pittore, perché le mostre poi servono a questo. Le mostre servono, e i cataloghi, ecco, soprattutto è il primo libro dedicato a questo pittore, ed è un libro che farà scendere in campo, io credo, anche altri studiosi. Forse qui c'è un riverbero, non so se è la posizione, perché prima non si sentiva. Può darsi, non lo so. Comunque, in ogni caso, Pronti è, dico due cose proprio. Allora, è già stato detto che ha vissuto tantissimo rispetto alla media dell'epoca, 82 anni, ed emerge anche proprio dalla semplice lettura dei dipinti la sua serenità, perché anche questa presenza angelica si sposa anche ad un'idea di pittore anche non mercenario, perché essendo anche appunto un monaco, era un pittore che viveva di frugalità da una parte, ma che non aveva bisogno di in un certo senso di mettersi nel commercio più nell'agone con gli altri pittori, per cui questa cosa, molto probabilmente questo connubio di essere monaco e pittore, vede in lui una serenità di lavoro che emerge proprio dalle opere, dai dipinti e anche da queste presenze apocrife, perché appunto prima si parlava di come in una scena biblica appunto intervengono e fanno parte, quasi prendono parte antistorica in qualche modo alla scena del Sansone d'Alila, e come se volessero cambiare la storia, come se volessero impedire l'arresto, no, di questo campione del popolo ebraico. Ma allo stesso tempo il ciclo straordinario della chiesa dell'oratorio di San Girolamo a Rimini ci presenta davvero un pittore di una fantasia narrativa assoluta, straordinaria, e che attraversa i generi
e le tematiche e le iconografie, dandone di ognuna una propria interpretazione, non ricalca situazioni canoniche, diciamo, e aggiunge sempre delle sfumature di racconto che fanno la sua particolarità. E in fin dei conti, Cesare Pronti è un pittore tra i più eclettici della nostra, del nostro territorio, perché appunto parte dall'essere giovane allievo di Guercino, molto probabilmente solo per un breve periodo, e poi sfiora probabilmente anche magari la bottega di Cignani, ma allo stesso tempo poi si immerge nella grande tradizione quadraturista della pittura bolognese. E non fermandosi in nessuna di queste stazioni, non aderendo totalmente a nessuna di queste, ma trovando una propria cifra in ogni contesto nel quale viene chiamato a operare. E per cui questo è proprio delle vere personalità artistiche, che solo forse la sua modestia e la sua riservatezza, che si lega appunto al suo essere monaco, ci rende discreto e che forse ha reso, perché sappiamo anche noi nella contemporaneità, si fanno vedere, si mettono in mostra quelli che sgomitano di più in qualche modo, no? E le persone più discrete magari lavorano anche di più, ma vengono forse ricordate di meno. Ecco, questo è tipico di molte categorie dell'esistenza umana, ma ancora di più nella categoria dei pittori che sono per antonomasia di solito degli egocentrici e che invece, quando però, ecco, l'egocentrismo di certi artisti si sposa forse anche con invece una tensione che non è sempre positiva, e che invece nella serenità di una persona che comunque un pezzo di pane e una zuppa magari la riceveva lo stesso, e spesso regalava i suoi servigi senza chiedere per sé nulla, semmai al proprio monastero. Quindi ecco, ricordiamoci di un pittore che è stato al centro di un'epoca in una maniera che ci dimostra la sua intelligenza e la sua capacità di racconto, ma in una maniera così discreta. Grazie. Maurizio. Grazie. Buonasera a tutti. Mi fa molto piacere essere qui in questa occasione come cattolichino, come architetto. Come cattolichino, perché effettivamente qua cattolica purtroppo la figura di Pronti è sempre stata misconosciuta, non solo in Romagna ma soprattutto nella sua città natale. Io con Anna Maria, come giustamente faceva notare l'assessore, nell'occasione nel 2008, nell'occasione del 300° della morte, avevamo cercato di creare un evento, insomma, insistito perché venisse creato un evento, ma purtroppo non c'è stata l'occasione. E mi ricordo però purtroppo che quell'anno si decide di investire i fondi invece nella celebrazione, dove è legittima quanto vogliamo, però secondo me non paragonabile, dell'anniversario della prima concessione di un bagnino di cattolica. E questo dimostra un po', insomma, dove viviamo e cosa succede nelle nostre parti, insomma. Così come sappiamo che a Cattolica c'è una piazzetta della Gina già Pronti, che anche questo è tutto dire, insomma. Ecco, questi elementi fanno pensare, insomma, che noi dobbiamo ancora fare un percorso molto lungo qua, anche come in Romagna, ma soprattutto a Cattolica, per cercare di valorizzare quello che secondo me è comunque senz'altro il personaggio cattolichino più importante in assoluto che sia nato. Ecco, questo qui è importante anche dal punto mio personale, biografico, perché io in parte sono ravennate, nel senso che mio padre è nato a Ravenna, e quindi c'è una coincidenza che a me piace molto, insomma. Non a caso, infatti, Umberto Foschi si rivolse a mio padre
anni lontani, perché ambedue vivevano, uno Castiglione di Ravenna, mio padre è nativo di Castiglione di Ravenna, e Foschi viveva, è nato invece a Castiglione di Cera, che sono due paesini confinanti. Sicuramente, non so, attraverso vari canali si sono conosciuti e hanno continuato in qualche modo a mantenersi in contatto. E non c'è stata l'occasione di creare un evento su Pronti, però è rimasto un fascicoletto che poi è stato prezioso, insomma, nel tempo in qualche modo ha contribuito a arrivare alla situazione in cui siamo oggi. Ecco, questa cosa qui è importante secondo me, quindi questo legame, diciamo, fra Ravenna e Cattolica, che mi piace pensare che si lega anche al fatto dell'anniversario che stiamo celebrando, che è il 750esimo della fondazione di Cattolica, che come sappiamo era in territorio degli arcivescovi di Ravenna, quindi c'è un legame sotterraneo che in qualche modo si lega fra Ravenna e Cattolica, che è giusto alimentare, è giusto sottolineare, insomma, in questa occasione. Vorrei ringraziare in questa occasione in particolare Alessandro Gionardi e Luisa Stoppioni per avermi dato fiducia in un incarico che per me è stato un po' particolare, nel senso che io di solito frequento più la storia del XX secolo, che è quella del barocco o le epoche passate, che ho praticato ai tempi in cui studiavo architettura, ma che poi ho un po' in qualche modo abbandonato e ho seguito, diciamo, da spettatore. In questo caso mi è stato affidato l'incarico di studiare l'aspetto architettonico che è presente nella pittura di Pronti, che lui rimane fondamentalmente un pittore, anche se veniva chiamato architetto e prospettivo, di fatto è sempre stato un pittore e ha prodotto pochissime architetture, e comunque temporanee, perlomeno allo stato attuale della conoscenza. Ecco, in questo campo lui ha dato un importante contributo alla storia dell'arte, secondo me, che ancora va valorizzato, perché effettivamente è poco visibile. Una delle poche cose visibili le vedremo nella mostra, ed è una cappella che è stata restaurata recentemente, quindi si può vedere in perfette condizioni, probabilmente simile a come era all'origine, come è stata concepita, ed è una delle pochissime cose accessibili, diciamo, di Pronti che possiamo avere. Lui è stato un quadraturista, tra le altre cose. Il quadraturismo è un termine che, diciamo, è nato nel 600, in epoca barocca, neologismo per l'epoca, ed individuava i pittori che rappresentavano in maniera illusionistica l'architettura all'interno della quale inserivano pitture. Si creava una specie di cornice architettonica illusionistica in cui sembrava di poter sfondare lo spazio, e al centro normalmente venivano rappresentati dei soggetti sacri o anche non sacri, comunque dei soggetti, diciamo, che erano il fuoco dell'attenzione. Poi nel tempo l'architettura ha acquisito una propria autonomia, diciamo, anche dal punto di vista della rappresentazione, ma non è il caso di Pronti, che comunque mantiene sempre questo approccio, diciamo, tradizionale, fra virgolette, perché in verità era una cosa modernissima all'epoca, quindi, diciamo, era fra gli innovatori, tradizionale per noi che vediamo tutto quel prodotto dopo, ma all'epoca in cui Pronti praticava quest'arte, di cui era uno dei maestri, considerato mai in Romagna, ecco, era uno dei riferimenti romani, di coloro che insegnava ad altri quest'arte. Il mio saggio, che nel libro parlerà di questo, quello che è stato, io ho fatto un approccio storiografico, non sono uno storico dell'arte, ho, diciamo, analizzato un po' quello che è stato prodotto su di lui, ho cercato di capire quale fosse stato il suo background dal punto di vista didattico, insomma, come ha imparato a gestire la prospettiva, l'architettura, che sono scienze abbastanza complesse, e senza arrivare molto in là, devo dire, perché in verità l'ho scoperto poco e c'è poco, quindi ancora i margini di ricerca sono molto ampi. E quello che presento nel saggio parla di questo. Nella mostra vedrete anche un allestimento che ho voluto curare dandogli un minimo, diciamo, di senso architettonico illusionistico, un po' per marcare questo aspetto, questa componente che è presente in Pronti. E penso che la mostra sia, dopo poi il giudizio sarà il vostro, comunque penso che la mostra rappresenti una specie di piccolo concentrato di Pronti, insomma, il suo meglio, e quindi potremo vedere in piccolo tutte le sue caratteristiche. Quindi secondo me la nostra ottima, lo dico, diciamo, mettendomi dalla parte dello spettatore, come sono stato di solito,
e guardandola, diciamo, con un po' più di distacco da quello che è stato in questi ultimi mesi, insomma. Grazie. Allora, grazie. Come vedete, anch'io devo fare giustamente i miei ringraziamenti, lo devo fare a Maria Elisa Stoppioni, al Comune di Cattolica, che ha creduto in questo progetto e anche mi ha stimolato e risvegliato l'attenzione per questo progetto, che ora, secondo me, deve appunto prendere il largo. Devo ringraziare chi mi sta qui a fianco. Ivana Balducci è stata in qualche maniera una mia allieva, una mia studentessa. Io sono stato il suo relatore, il controrelatore in due tesi di laurea che lei ha dedicato a Cesare Pronti, una proprio storico-artistica e un'iconografica, e ha scritto saggi per la rivista L'Arco, la rivista Parole e Tempo, in cui insomma in qualche maniera sono coinvolto, e sempre ottimi e sempre molto limpidi, molto narrativi. Ringrazio Massimo Pulini perché, devo dire, senza la sua mediazione e il suo intervento questa mostra non esisterebbe, perché la sua competenza nel campo mi ha permesso di poter trovare velocemente alcune opere di grandissimo pregio che lui stesso aveva riconosciuto, e nei suoi ottimi rapporti che questo con gli antiquari. Devo ringraziare Maurizio Castelvetro perché ha iniziato con questo saggio, che era più ampio e io per questioni di spazio ho dovuto ridurre, però qualcosa che in realtà dovrà diventare molto più grande. Non è qui tra noi, doveva essere, come posso dire, fra gli ospiti ad ascoltare, c'era Anna Maria Bernucci, ma Anna Maria Bernucci è colei che da molto tempo lavora appunto perché si faccia la mostra di Pronti, e spero che possa essere soddisfatta di questo primo passo. Non è con noi, semplicemente perché veniva ad ascoltarlo, giusto per comprendere il lavoro che va fatto su questo, un'amica comune, artista, che Lucia Baldini, che vive nella campagna di Traversara presso Ravenna, in una proprio casa agricola. Lì vicino c'è un piccolo palazzotto e mi dice: dentro è pieno di affreschi di Pronti, e vicino c'è una cappella privata, e dice anche lì Pronti aveva dipinto. Quindi c'è ancora tantissimo da scoprire. Siate orgogliosi di questo pittore, sostenetelo, pensatelo appunto come il vostro Cagnacci, il vostro Caravaggio, il vostro Reni, il vostro Guercino, e cercate di aiutare proprio la realizzazione di una grande opera su questo maestro. Riportiamolo a essere fra quei grandi che Arcangeli aveva scoperto. E ora buona mostra, grazie a tutti. Quando scoppiamo, scoppiamo,